Radio Torre Live, la tua città, la tua radio. Radio Torre Live, la radio sui social. Amici di Radio Torre Live, amici di Pavia Play TV, oggi siamo a Pitegrasso, alle mie spalle il castello, siamo vicino a una splendida fontana che ci porta un po' di refrigerio in questa giornata di sole e tra un po' ovviamente andremo all'interno del castello per vedere una bella mostra, mostra Abbiate Arte 2024, quindi seguiteci! Ecco lo splendido castello visconteo di Abbiategrasso e adesso vedete anche Abbiate Arte. Noi ci recheremo esattamente lì. L'entrata dovrebbe essere questa, adesso ve la faccio vedere. Il manifesto. Venerdì, sabato, domenica. Entriamo. Bene amici, siamo entrati all'interno della mostra Abbiate Arte 2024. La prima persona che abbiamo incontrato è il presidente, che si chiama Andrea. Adesso girando la telecamera faremo qualche domanda al presidente per capire esattamente come è questa mostra, come si svolge e soprattutto quanto dura. Sì. Allora, giriamo la telecamera. Io sono Andrea Pusterla, presidente della Consulta Giovani. La Consulta Giovani è un organo del comune che cerca di rappresentare i giovani, cerca di svolgere diverse iniziative sempre sul tema giovanile e di fatto siamo una quindicina di ragazzi che si trovano una volta a settimana per cercare di organizzare attività di diverso tipo, come Abbiate Arte e come Abbiate Games, che sono diverse manifestazioni che abbiamo organizzato durante l'anno. Qui si può vedere appunto Abbiate Arte, la manifestazione per gli artisti dai 16 ai 30 anni che abbiamo organizzato. È arrivata la sua sesta edizione e quindi questa continuità di 6 anni sicuro ci dà l'importanza che questa manifestazione ha assunto per la Beatrice e di cui noi siamo i rappresentanti. Come possiamo vedere, le opere sono fatte in aree in modo che l'artista possa fermarsi il più a lungo tempo possibile. Quest'anno ci sono arrivate opere artistiche, quindi a tema prettamente artistico nel vero senso della parola, quindi di pittura. Ci sono arrivate opere a tema poetico, a tema letterario e anche a tema cinematografico nell'altra sala. E appunto ci sono molte più opere rispetto all'anno scorso e ci sono 12 artisti che vengono da tutta Lombardia, quindi una mostra che prende diverse opere di diverso tipo appunto. Qua possiamo osservare l'opera cinematografica, l'opera musicale e anche altre opere artistiche che sono sotto.
Bene, amici di Pavia Play TV, amici di Radio Torre Live, avete visto questa bellissima mostra e avete visto anche quello che contiene all'interno, 3 giorni di apertura, il venerdì, sabato e domenica. Per quanto ci riguarda è tutto, vi diamo appuntamento ovviamente alla prossima, seguite sempre Radio Torre Live, Pavia Play TV. Da Abitegrasso è tutto, ciao!